Com'è andata la partita? È una fortuna perché alla fine la potevi anche perdere e diventava una grandissima beffa. Penso che l'avete visto un po' tutti sportivamente, perché io sono tifoso della mia squadra, è un discorso, ma penso anche sportivamente Legia Virtus oggi abbia giocato una partita dominandola in lungo e in largo. Abbiamo preso delle traverse, palo, e secondo me il rigore c'era, un rigore per noi. Quello del Gela non c'era assolutissimamente. Come ho detto lei, faccio una battuta, anche se pareggio, arbitro batte Gela Virtus 2-2, perché noi abbiamo perso 2 punti. Lo dico con tutto il cuore, non sono il tipo, se mi seguite, che mi lamento mai degli arbitraggi, non li critico mai, ma oggi ho visto delle cose, secondo me, che non devono succedere, né per noi né per gli altri, perché nel calcio ci devono essere delle persone che devono arbitrare tranquillamente e non devono per niente modificare. Sono convinto della buona fede dell'arbitro, però ci ha penalizzati troppo. Non si può dare un calcio di rigore che non esiste, o un'ammonizione a Mercai alla fine del primo tempo su una spalla a spalla che se la danno tutte e due, che già quando dà un calcio di punizione, benissimo, decide di dare il calcio di punizione al Gela perché ritiene che il fallo l'abbia fatto Mercai. Lo accetto, giusto? E a interpretazione, ma che gli esce il giallo per un pochino compromettergli la partita, perché sapete benissimo che un giallo in una partita, specialmente per un attaccante o anche per un difensore, può diventare quel qualcosa che lo può bloccare in determinate situazioni. E anche dalla panchina si pensa pure ad un eventuale secondo giallo e quindi modificare in corso d'opera quella che può essere una formazione.